<ride> Mattias Farings, l'ultimo comunista. <ride> La premedizione era andata esaurita in un giro di pochi giorni e avevano dovuto ristamparlo in grande tiratura all'inizio la redattrice aveva pensato che l'età di Cao fosse fettizia. mi aveva scorto il tentativo un po' ridicolo di creare una leggenda in effetti il romanzo di una piccola città era talmente maturo fresco e allegro e il suo autore maneggiava gli strumenti narrativi con tanta sicurezza. che I giornalisti si, si avventarono scusate, immediatamente su di lui. Lo mostrarono in televisione, ne parlarono alla radio, fioccarono le recensioni. A riempirlo d'orgoglio fu soprattutto quella di Dar Spiegel. Un giudizio positivo con tanto di foto. Il giovane poeta con la chefia al collo. Lo avevano mandato persino in turno a leggere brani dal suo libro. E anche lì se l'era cavata bene. Quale altro esordiente era riuscito ad attirare 500 persone in una città piccola come Dure? Romanzo di una piccola città narra la storia di un liceale. Scienicolo chiama B, che si innamora di un compagno di scuola. Durante una cita, il loro rapporto cessa di essere platonico, la relazione naufraga, l'amato prende codardamente cord le distanze, e la scuola assorbe scandalo. Mascherando il tutto con cianci e vaneggiamenti sulla tolleranza, consigliano a P di lasciare l'istituto. Sembra una classica storia di coming out e in realtà è molto di più. Da qui le polemiche sui media. Il romanzo è il ritratto di una generazione che confonde gli slogan con la politica e non capisce che ha la propria passività. Non è altro che omologazione. Il mio tempo libero sarebbe il contrario del far niente. B lo sa. So come chiunque altro e non importa se in camera, appeso il cè come lo puoi comprare ovunque o Bruce Lee, la forma di protesta più inerme in assoluto sia che organizzino concerti pop o che portino i capelli lunghi l'importante è che ti facciano capire che non c'è alternativa al far niente Ogni tanto un personaggio esprime le proprie idee politiche, ma siamo distanti anni luce dallo chic, ideo, dal, ci, dal kitsch scusate, ideologico. Il giovane autore sa cos'è la struttura di un romanzo e la elabora in maniera precisa, È come se non bastasse vi aggiunge anche altro, all'allegria, inaudito: un testo politico di un gay con ambizioni letterarie che fa ridere, addirittura. Una risata provocata da una logica spinta all'estremo, apparentemente con la massima ingenuità. Salve, dice B, quando entra. Vorrei un paio di jeans che mi stiano bene, soprattutto costino poco. La commessa dice, è quello che vogliono tutti. Beh, esclama B, tutto, tutto contento. Se la domanda è così elevata, l'offerta sarà straordinaria. Che ne dice? Il ragazzo prodigio si era trasferito da poco a Berlino ed era la sua prima uscita. Lo devi conoscere, disse Krauscher e ci organizzò un incontro. Se immaginate vino bianco e fagioli alo wasabi, mancate il bersaglio di 25 anni buoni. Il nostro primo appuntamento fu a poco Comandano, in un bar all'incrocio tra Krausberg e Newcombe. Per quelli di Charlottenburg una sorta di Proletto landi. Il nome assurdo era tutto un programma, oplassia. Capitolo secondo sabato pomeriggio, tardo autunno del 1980. L'Aricia Carica dell'odore di Carbone, marchio distintivo dei quartieri berlinesi più poveri. La placera dava proprio sull'Arman Platz ed era la roccaforte degli omosessuali di periferia. Le cheche modagliali da shopping, alua al cadewee, -Al avrebbero preferito morire piuttosto che farsi vedere in un posto così. Li ricordava troppo le loro origini, poco clamore, non era abbastanza attraente da diventare chic. A me e ai miei amici invece quello che li piaceva. Di conseguenza nel fine settimana evitavamo la zona dei locali più in voga, dalle parti di Nollendorf-Platz, nota come il triangolo delle Bermuda, perché vi si colava a picco, troppo spesso e troppo in fretta. Quei locali erano sovraffollati di uomini appena usciti dalla doccia, soprattutto al sabato. Il consumo di coloni e di prodotti per la cura dei capelli era altissimo, come le aspettative. Si ciondolavano gli atti nello squallore più assoluto, in attesa di vedere arrivare quello giusto. Si andava avanti così per ore, finché alle prime luci dell'alba iniziavano i saldi, e allora si passava a scoppare gli avanzi. Definizione volgare ma calzante. Io e i miei coinquilini vivevamo in maniera un po' più variopinta. <ride> Mentre i giorni feriali eravamo in, di, di casa nel triangolo della Bermuda, al fine settimana passavamo i gay di periferia. Con loro era più facile attaccare bottone e ogni sera assistevamo ad almeno un dramma passionale. In quell'ambiente si era sfarnati, rudi e chiesosi. Krauschar aveva fissato un appuntamento sul presto. Alle 11 la serata per me aveva ancora da iniziare. I professionisti non uscivano mai di casa prima dell'una. Ma feci il bravo e arrivai puntuale. Krauscher ordinò il solito, una coagassata, io la mia birra e una vodka. Ero citato il libro di Cernicam mi aveva colpito parecchio e voleva soddisfare le pretese intellettuali del giovane autore di successo. Un quarto d'ora più tardi suonarono alla porta. A quel tempo la maggior parte dei locali per gay erano ancora fo fortificati. Il barista aprì lo sportellino per vedere chi era, guardò in faccia i nuovi arrivati e li invitò a entrare. Johnny aveva portato con sé il suo ragazzo, un bel giovanotto tra i venti e i trent'anni, alto e biondo, con le spalle larghe e occasionalmente un largo sorriso. Lo scrittore aveva al collo la sua chefia, era così giovane. Mentre ci veniva incontro mi sembrava alcun contempo fragile e sicura di sé. Molto alto e molto magro, tese verso di noi un insieme a mano d'artista. Da il volto sembrava disegnato a carboncino, perfettamente simmetrico, le sopracciglia ben delineate, il naso dritto, impeccabile, la bocca carnosa. Sopra la labbra superiore una lanucina, che aspirava a diventare baffi, li conferiva un'area tardo adolescenziale. Aveva la pelle di un pallore irlandese, diafana, certe tricce d'orbito per averlo. Ma era lo sguardo che ti faceva perdere subito la testa. Occhi grigio azzurri, intelligenti, chiarissimi, che registravano tutte senza troppi sforzi. Al momento quello sguardo era amichevolmente neutrale. <coughs> Ma più avanti avrei imparato con quale rapidità potesse offuscarsi. Temo di aver esordito con una frase tipo ciao bello. Poi quando ormai meditavo di darmi alla fuga, un raggio di si illuminò il volto, scusate, scoprendo i denti perfetti. Ci voleva anche questa. Tazzi si è incrociato con Tonio Kruger e con Felix Krull. Il suo ragazzo, Thomas, si presentò con voce impostata, frutto di lunghi esercizi. A svelare le sue origini viennese fu soprattutto il modo in cui modulava le vocali, Il suo primo ingaggio al teatro statale di Oldenburg, quel fine settimana, gli aveva lasciato il tempo di far vista a Ronald. Thomas ordina un bicchiere di vino bianco e una Coca-Cola per il fidanzato. Poi ecco il momento cruciale. Di cosa si parla con uno scrittore? Mi affannavo a ripescare nella memoria un'osservazione intelligente sul suo libro. Ma fu proprio Ronald a salvarmi. <coughs> Mattias Frings, l'ultimo comunista.